questa nel tuo parco e buca è? La numero 4. Questa è la numero 4, poi se si va a giro si trova la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10. A Firenze si dice ci fa buca, un termine utilizzato per indicare quelle antiche cantine che i nobili fiorentini del centro storico utilizzavano per ospitare i primi turisti di quel Grand Tour della metà dell'Ottocento e oggi divenuti ristoranti di élite. Ma le buche a cui ci riferiamo oggi sono quelle che incontriamo con i nostri veicoli sulla nostra strada. Il nostro amico Andrea Di Salvo, in arte benzivendolo qui in Piazza Alberto, gli piace fare anche un po' di golf la mattina, è vero? Fra un pieno e l'altro. Sì, sì, mi sono creato un campo da golf in piazza e quindi ogni tanto mi diletto nel golf, sì. Insomma, questa per rivelare come insomma a Firenze un pochino di buche ci sono e qualche lavoro c'è da fare comunque. Assolutamente sì, lo scopo mio non è quello della polemica verso il comune nella manutenzione delle strade, è solo ed esclusivamente un video ironico. Senza dubbio ci sono strade che hanno bisogno di interventi, però non deve essere facile gestire una città come Firenze e sicuramente ci sarà un programma di riparazione delle strade che verrà fatto prima o poi. Non credo che lasceranno le strade così, quindi nessuna polemica verso la gestione delle strade al comune, solo fare due risate. Andrea, molla sta mazza, dai, che ne dici di andarci a fare una bella buca in centro? Sì, ma di quella dove si mangia però? Dove eh? Si mangia bene una bella bistecca alla fiorentina. Oh vai, andiamo. Andiamo, vai, è meglio. È meglio, sì.